se non ci vai più è un problema tuo e quindi aumento in quella, quello spazio. Con un intervento di verde riduco le emissioni di CO2, riducendo le emissioni di CO2 ovviamente vado a ottemperare gli obblighi normativi e miglioro la qualità della vita, ho una serie di interventi, se non oltretutto in quest'area dove c'erano dei negozi intorno ne riguardano anche le attività commerciali, perché il valore di quell'immobile aumenta, a differenza di quello che molti ancora credono, aumenta lo spazio perché puoi avere un dehors, puoi avere un altro spazio, quindi le persone sono anche più possono consumare di più perché si fermano e non entrano, bevono un caffè al volo, magari escono, magari si siedono, dal caffè bevono una bottiglietta d'acqua, si prendono una pastina e altre cose, quindi migliora anche la qualità dell'offerta commerciale. Questo è come dire, uno dei motivi per cui Barcellona comincia a trovare la resilienza. Milano e Roma sono entrati in un programma, dopo Sandy, l'alluvione che colpì, la tempesta che colpì New York nel 2012, la Rockefeller Foundation nel suo centenario ha finanziato un programma, si chiama 100 città resilienti, quindi sono 100 milioni di dollari per 100 città nel mondo, quindi hanno dato $1 milione a ogni città, nella prima tornata sono su 3 anni i progetti, quindi tre chiamate. La prima è entrata a Roma per l'Italia, nella seconda quest'anno è entrata a Milano, io ho sostenuto il Comune di Milano nella stesura del progetto, una volta ottenuto il progetto l'amministrazione mi ha chiesto di continuare a lavorare con loro e sono stato vice direttore della resilienza del Comune di Milano. Abbiamo $1 milione, che poi in realtà non è proprio $1 milione, sono, perché $600.000 ti danno i servizi di loro società amiche, della Federal Foundation, quindi ti fanno venire la grande big consultancy che ti fa fare l'analisi del rischio, le mappe del rischio, arriva quell'altra che ti fa un'analisi economica, che va bene uguale, perché spesso sono quelle cose in più che un'amministrazione oggi non riesce a sostenere perché è già operata di lavoro, e dati che $400.000 per pagare e istituire questo ufficio per i 2 anni che loro coprono i costi. Quindi per 2 anni ci saremo, dopo i 2 anni speriamo che l'amministrazione ne capisca il valore intrinseco, perché per dirvi la concretezza, il progetto è cominciato a febbraio, la prima riunione abbiamo fatto operativa lunedì, siamo andati a sovrapporre mappe del rischio, fattori di rischio, mappe del rischio idraulico, mappa del rischio idraulico, del sistema idrico integrato. Facendo 3 mappe una sopra l'altra si riesce a capire forse dove ci sono i maggiori rischi, cosa che alcuni delle persone che erano intorno al tavolo con me, io ormai non sono più abituato, l'ho già fatto a Bologna questo lavoro, non avevano mai visto le altre mappe, no? Perché uno fa solo la sua mappa e non sa quello che fanno gli altri, soprattutto in un'amministrazione così grande. E questo è stato una sorpresa per alcuni, vedere quello che effettivamente avviene, soprattutto quando si parla di Seveso, delle esondazioni del Seveso avvenute a ottobre e novembre sull'area del Niguarda, dove è un'area adatta a festa popolare, con bassi rischi, ma che con molti dell'ospedale, insomma. Quindi il Comune di Milano, nella realtà di resilienza, sta strutturando questi aspetti, sotto l'assessorato urbanistica in questo caso, che è anche il vice sindaco, Lucia Cesaris, è responsabile, e siamo un gruppo interdisciplinare che lavora su questo. E l'obiettivo è ottenere dei finanziamenti, strutturali della comunità europea? No, l'obiettivo è per la Rockefeller Foundation la definizione della strategia di resilienza urbana, che come dice il mio collega corrispondente di Roma, noi torniamo dopo 40 anni in questo paese a fare un piano strategico di visione della città. Abbiamo smesso di fare, siamo di solito in Italia, lavoro con le amministrazioni pubbliche da una decina d'anni, si fanno dei piani di gestione del territorio, dell'immediato, che dobbiamo andare a colmare delle difficoltà che ci sono. Avere un piano strategico è qualcosa che è ben diverso, avere visione, in questo caso anche perché bisogna fare un passo in avanti rispetto all'ultima visione degli ultimi 40 anni, quello che cerchiamo di dire, che è quello che noi viviamo nella città del rischio, però qua cominciamo un po' a la zona del rischio, come è definita da Ulrich Beck, che è un famoso sociologo che purtroppo è venuto a mancare di recente, oggi nel mondo, nel territorio, non pensate adesso. Io farò degli esempi delle città, altre cose, ci siamo un piccolo comune, altre cose. Voi siete un territorio e i singoli comuni da soli, abbiamo capito, spero, che da soli fanno fatica a fare tutto quello che dovrebbero fare e hanno bisogno di fare anche perché vogliono. Quindi provate a immaginare che una città diventi l'Alto Vicentino,
è come un territorio d'area vasta e la collaborazione tra i diversi campanili che caratterizzano il territorio debba oggi essere una scelta necessaria e deve essere una scelta dovuta a dei cittadini che vogliono migliorare la propria vita. Nella società del rischio noi abbiamo diversi elementi di rischio. La guerra e il terrorismo non è il contesto qui, per fortuna, chi lo sa, non si sa mai che cosa sta succedendo ultimamente. Abbiamo dei rischi derivanti all'economia globale, della finanza globale, e questo si vede perché la disoccupazione ha colpito anche qui e come la finanza abbia colpito anche questi territori. Quando prima si parlava, chiacchierando inizialmente, dei prezzi degli affitti, la finanza attraverso le banche e gli istituti assicurativi che vanno a possiedono molte delle case oggi disabitate, oppure nuove e non acquistate perché c'è un blocco sui prezzi. Abbiamo dei rischi derivanti dal mutamento climatico, dei disastri naturali, dei cambiamenti climatici, e questo penso che sia sotto gli occhi di tutti l'evidenza. Oppure facciamo una domanda: secondo voi l'anno scorso è stato un anno caldo? L'anno scorso? No, ma sì. Più mite. Il 2014 è stato l'anno più caldo della storia. Dai dati rilevati dal 1851 in poi, quindi sono i dati accertati scientificamente, il 2014 è stato l'anno più caldo della storia. E se ripensiamo a tutto l'anno, anche noi, vengo spesso a Vicenza e a Milano, possiamo dire lo stesso, perché la nostra memoria va all'estate. E all'estate obiettivamente uno dice, è l'estate mite, 28 gradi, un sacco di tempeste, un sacco di grandinate, piogge e altre cose. Però se ricordate, a giugno abbiamo toccato anche, a Milano si è arrivato a 42 gradi con 47 di percepito, 10 giorni. A ottobre e novembre si faceva ancora 20-22 gradi e a marzo-aprile faceva già 20-25 gradi. Cioè comunque anche ieri, che siamo arrivati a 18 gradi anche ieri, è già un segnale, no? Nel senso, o se non volete vederla in questo modo, entrate in un negozio di abbigliamento e chiedete se vendono ancora maglioni di lana grossi, quei grossi maglioni. Tendenzialmente dicono non vendono quasi più niente di sta roba qua perché c'è una temperatura elevata. Soprattutto il cambiamento climatico per noi penso che sia stato simbolico, le perdite sull'agricoltura che abbiamo avuto l'anno scorso. Come sistema produttivo italiano abbiamo preso il 30% di produzione del vino e il 20% di produzione dell'olio l'anno scorso. L'Amarone non avrà l'annata 2014, vabbè, è veronese, quindi non è un grosso problema, che in realtà è uno dei vini comunque più buoni che ci sono, e l'annata 2014 non è stata prodotta perché i danni subiti l'anno scorso dalle tempeste, sempre più forti, sono state significative. Come altro rischio, io ho lavorato sul piano adattamento del Comune di Bologna, Blue Up è il progetto che ha portato allo sviluppo del primo piano adattamento cambiamento climatico in Emilia Romagna. Nel 2013 l'ARPA Emilia Romagna, che era il nostro partner del progetto, ha rilevato il primo tornado della storia, e che vuol dire che le trombe d'aria ci sono sempre state, ma arrivare poi a fare un passaggio successivo e parlare di tornadi è qualcosa di elevato. Anche il nostro territorio subisce sempre di più trombe d'aria che c'erano state, ma ce ne sono in numero maggiore, intensità maggiore. Altro problema dei nostri territori sono comunque le ondate di calore che si vengono a produrre, quindi sono periodi prolungati di temperatura media più alta, quindi che per 10 giorni ci siano 35 gradi, inizio giugno di solito la temperatura media è 28, quella è un'ondata di calore. Un'ondata di calore che ha un impatto sulla salute delle persone, su tutte le fasce più deboli, quindi anziani e bambini, che devono essere in questo senso tutelati, ma ha un impatto anche sui sistemi produttivi. Per farvi un esempio, la produzione del tessile va con macchina pressa, macchine che sopra i 40 gradi vanno in blocco fondamentalmente. Se quell'impresa non ha fatto interventi di efficienza energetica, come era richiesto, come ancora richiesto di fare, quindi l'isolamento termico, il cappotto e altre cose, con temperature esterne di 42 gradi, la temperatura interna di un capannone, se non è ben raggiato, arriva anche ai 50-52, quelle macchine si bloccano. L'anno scorso abbiamo avuto richieste di lavoro da queste imprese che dicevano aiutateci a capire come migliorare i nostri processi, perché non sappiamo più come fronteggiare il fatto di calore, che perdere la produzione per 2 settimane è un bel problema. Questo per dire. O l'altro impatto che abbiamo vissuto molto forte da vicentini, questa alluvione, lì non è che, per onestà scientifica, la quantità di pioggia che cade in un anno non è variata, c'è una piccola differenza, piove la stessa quantità d'acqua che pioveva prima. Il problema è che quella quantità d'acqua probabilmente piove 4 giorni anziché piovere nell'arco di un anno.
quelle che meteo.it lo uso la prima volta, non ho usato mai per i vostri lavori, quelle che chiamano le bombe d'acqua, che si chiamano piogge intense, bombe d'acqua è un termine che non esiste, usa il meteo.it per fare, giusto per dire, quanti di voi hanno il meteo.it nel cellulare? Anche. Ok, il meteo.it, 3B meteo, sono 3B meteo, adesso forse sta migliorando un po', sono gli unici che non dovete guardare. Guardate l'ARPA, che è l'unica che può avere un rilevamento territoriale adeguato sulle previsioni meteo. Ma te lo spiego, chi? Meteo.it. Meteo.it ha fatto, dopo l'alluvione a Genova, quando l'alluvione del 2011, ha fatto tirare fuori 20 milioni di euro al comune di Genova l'anno successivo, perché ha dato un'allerta che non è mai avvenuta, quando l'ARPA diceva il contrario, ma la gente guarda il Meteo.it. Il Meteo.it è la terza applicazione più scaricata. In Italia Facebook, WhatsApp, prima del porno, sono con un articolo della Repubblica. Nel 2012 fatturava 20.000 euro di utile, oggi Meteo.it fattura di utile 4 milioni di euro grazie alla pubblicità. Quindi quando loro fanno delle allerte, secondo il Meteo.it al 28 di agosto, perché non lo ricordo perché ho detto solo di poco vedere, il 28 di agosto Meteo.it diceva sarà l'inverno, tempeste, inverno, la glaciazione. Abbiamo visto la glaciazione. No, eppure fa notizia per far soldi, però nel frattempo l'amministrazione deve dare risposta spesso ai quei cittadini che vedendo il meteo.it cominciano a fare una cornetta e dire dove sono i sacchi di sabbia, dov'è la protezione civile, avete attivato la macchina, ma se arriva l'alluvio come facciamo? E un'amministrazione quando riceve 2.000 telefonate è costretto a buttare fuori tutte le cose, quello lì vuol dire pagare la polizia municipale, pagare la sabbia, pagare la protezione, le macchine, altre cose, e alla fine si ritrova a avere una falsa allerta derivante da Facebook, da internet, dalla pubblicità, e nel frattempo ci ha rimesso quei 100, 200, 300, 400 mila euro le grandi città, o per i comuni più piccoli, quei 20, 30, 40, 50 mila euro che nelle casse di un comune oggi è meglio che rimangano lì per fare altre attività, gli asili e tutti i servizi sociali. Quindi bisogna anche stare attenti a recepire le informazioni meteorologiche, e l'ARPA è l'ente competente in questo. Un altro dei rischi sono, che viviamo nella società, sono le pandemie, e sono collegate, non sono scollegate anche dal cambiamento climatico, pandemie derivate da malattie tipo anche la viaria, una serie di altri batteri, ad esempio l'olio, che la perdita di gli ulivi l'anno scorso, hanno una parte danneggiati dal clima, ma una parte derivante da una mosca che è riuscita a sopravvivere durante tutto il periodo estivo, sono mosche di tipo tropicale tra l'altro, che poi vanno anche a provocare malattie sulle piante. In questo caso le pandemie sono anche pandemie di tipo, faccio un esempio che non è italiano, però per capire come bisogna affrontare, panico, rischio Ebola in Africa, una delle risposte fatte dai governi con il supporto dei governi occidentali, perché non sappiamo far tutto, è chiudiamo i servizi igienici, blocca le fognature in tutta l'Africa, in tutti i paesi colpiti dall'Africa, oggi c'è una pandemia di colera, perché non avendo più i servizi sanitari è scoppiata una nuova bolla di colera in Africa, in questo. Ora, è sempre tutto collegato, pandemie, anche climatiche. Alimentazione e produzione di alimenti e acqua è un rischio concreto, abbiamo parlato del vino, abbiamo parlato dell'olio per esempio adesso, c'è un problema d'acqua. Se vi ricordate, 2013, febbraio-marzo, visto che non siete distanti, a marzo si portava l'acqua con le cisterne nelle Dolomiti, dove in teoria ci dovrebbe essere più acqua per tutti, perché è dove nasce l'acqua. Quando non nevica, come è successo quell'anno, 2 anni fa nevicò pochissimo, nevicò solo in alcune fasce del Trentino, o nevicò ad Ancona, sul mare, quindi l'acqua lì non rimane, gli invasi erano vuoti e l'acqua, che doveva poi portare anche a Vanna e tutta, c'era sempre di meno. L'acqua diventa oggi una priorità. La Commissione Europea ha lanciato una nuova iniziativa, la Water Framework Initiative, quindi l'iniziativa quadro per l'acqua, dove tendenzialmente hanno all'interno dei fondi europei, dai fondi strutturali a altri fondi diretti come l'Horizon, come altri programmi di ricerca dei fondi europei, penso che venga Marco De Benta a fare una lezione più avanti, a fine, tra le ultime lezioni sulla revisione del programma, e parlare dei fondi europei, troverete all'interno lì come il tema acqua sia un tema centrale nella gestione dell'acqua. Anche perché vi faccio una domanda: secondo voi a livello mondiale, quindi anche poi, si investe di più nell'acqua o di più in energia? Energia. Sbagliato, in acqua. Perché l'energia senza acqua non funziona, perché qualunque impianto
generale di raffreddamento, un impianto a petrolio, un impianto a olio, un impianto a gas, un qualunque, oppure per produrre le fonti rinnovabili, quindi comunque un impianto eolico, serve acqua. Senza acqua una centrale nucleare non funziona, senza acqua una turbogas non funziona, senza acqua un impianto idroelettrico non funziona, senza acqua non facciamo praticamente niente, senza acqua non produciamo beni alimentari. E quindi le infrastrutture sono, l'acqua è il mercato più ampio nel mondo rispetto anche all'energia. Questo ne hanno fatto una ragione economica, territori come la Danimarca e Copenaghen, Copenaghen e Rotterdam, Rotterdam vabbè è conosciuta, ma Copenaghen anche perché dice noi vogliamo che le nostre imprese diventino leader mondiale in questo settore e noi tra l'altro, le persone che fanno bulloni, fanno tubi, che fanno gas, li abbiamo pieni nel nostro territorio. Fare interventi d'acqua vorrebbe dire dare, creare anche della gestione dell'acqua, fare economia sul territorio dove siamo, perché riattiveremo anche tutti i piccoli, le piccole e medie imprese che compongono i grandi interventi. Un altro rischio sono le migrazioni, un altro rischio sistemico. Noi oggi siamo in un territorio dove ci sono spesso e volentieri paure, allerte rispetto agli immigrati che arrivano. Io di solito rispondo che quello che noi vediamo oggi non è niente rispetto a quello che sarà nei prossimi anni. Le Nazioni Unite stima migrazioni climatiche per 50 milioni di persone entro il 2035, persone che dal prossimi 20 anni, persone che dal sud-est asiatico o dall'Africa verranno tendenzialmente in Europa, perché siamo un territorio più sicuro. Sui campi ho diversi amici che gestiscono campi profughi in Libia, in Tunisia e altro. Una delle principali cause in aumento in cui chi arriva registra è il cambiamento climatico. La guerra in Darfur è una guerra per l'acqua. Le guerre, faccio proprio mettere insieme tutti questi sistemi per capire cosa parliamo. Questa è di resilienza del territorio di rischio, quello che diciamo prima di interdipendenza. Faccio un esempio. Secondo voi le rivoluzioni arabe per quali motivi sono scoppiate nel 2011? Il prezzo del cultus. Com'è? Il prezzo dei cereali. Esattamente. Non tutti riescono ad arrivare, dicono al primo colpo. Il prezzo del cereale. Il primo che, il casus belli, diciamo, come viene chiamato, fu un panettiere tunisino, un ragazzo di 24 anni, che si diede fuoco a Tunisi, perché il prezzo del grano era raggiunto, era insostenibile. La parola pane in arabo vuol dire anche vita ed era una delle tre parole insieme a diritti e democrazia che chiedevano i ragazzi a Piazza Tahrir e in giro per il mondo arabo. Ma perché si è arrivati a quel prezzo? 2008, facciamo un passo indietro, 2008, Golfo del Messico, Deepwater Horizon, viene... Deepwater Horizon, strage ambientale, va a modificare il prezzo del petrolio, anche perché questi avevano venduto futures sul mercato del petrolio e dell'olio, prevedendo di andare a trivellare a 3.000 metri sotto il livello del mare, che era praticamente una sfida di andare sulla Luna, fondamentalmente. Aumenta il prezzo del petrolio e il prezzo del grano è legato al prezzo del petrolio. 2009, siccità negli Stati Uniti, calo della produzione del 30% di grano. Gli Stati Uniti è il primo esportatore a livello mondiale di grano ed è anche la prima fonte di rifornimento per questi territori come la Tunisia e l'Egitto per approvvigionarsi di grano. 2010, se vi ricordate, qualcuno ha i ricordi di Mosca circondata dagli incendi come San Pietroburgo, forte siccità in Russia, calo della produzione di grano del 20%, la Russia è il secondo produttore al mondo di grano, nonché secondo importatore di grano in Tunisia e in Egitto. Tutto questo ha portato a un'impennata del prezzo del grano sul mercato arabo che non permetteva più a un semplice panettiere di produrre pane, che il pane è la vita per quei territori, per la loro alimentazione. Questo ha portato a una rivolta. Quindi vediamo come un disastro ambientale, calamità di tipo climatico, siccità e altre cose, ha poi avuto una conseguenza su conflitti sociali, guerre, e oggi possiamo dire anche sul terrorismo, perché l'ISIS non nasce da nessuna parte, ma nasce in questo contesto. Questo è perché noi non riusciamo spesso e volentieri a vedere come un effetto, come qualcosa, possa collegare gli altri situazioni, altri effetti. Quindi c'è un'interdipendenza tra gli avvenimenti che avvengono. E spesso
abituati come siamo abituati a ragionare, non ci rendiamo conto che come la nostra azione sul nostro territorio ha una reazione anche su territori ben lontani dal nostro. Quando si dice che quello che succede in Nigeria non ci interessa, invece dobbiamo cominciare a interessarcene. Quando soprattutto in Nigeria, ad esempio, c'è una società italiana che opera e fa quello che fa come disastro ambientale. Questo io l'ho imparato, prima di fare questo lavoro lavoravo per Umberto Guidoni, che era, lo conoscete, il primo astronauta probabilmente, Umberto, questo è il primo italiano nello spazio. Umberto è stato anche europarlamentare, si è occupato del pacchetto clima 2020, quindi il pacchetto clima dove era relatore ombra. E quando parlavo con Umberto, una delle cose che mi ha sempre detto, un po' della segreteria scientifica, mi ha detto: quando io ero nello spazio, la cosa che più mi ha colpito è come la distanza tra l'Italia e la Cina fosse grande come un dito. E io ho capito che quello che facciamo noi ha un'influenza anche dalle altre parti. Quando si dice che la Cina inquina, dovremmo guardarci i nostri vestiti, la nostra telecamera, il nostro computer, è tutto prodotto in Cina, poi diamo la colpa alla Cina che inquina, poi accusiamo noi i loro prodotti, tra l'altro. Quindi siamo proprio. Esatto. Nella società del rischio, quindi, cioè questa introduzione secondo me è importante fissare dei punti, perché secondo me è anche un po' un cambiamento culturale che dobbiamo fare. Nella società del rischio ci sono delle criticità, la delocalizzazione. I rischi non sono limitati in un luogo specifico, ma non sono onnipresenti. Il rischio è collegato. Quello, quando si è parlato, quando sono venuto qui a incontrare anche il sindaco, parlavamo della situazione dell'Alto Vicentino collegato a Vicenza. La gestione delle acque deve essere collegata, perché quello che succede qui poi è una conseguenza su Vicenza, e quello che succede a Vicenza poi è una conseguenza sull'Alto Vicentino. Quindi il rischio è onnipresente ovunque, non possiamo localizzarlo, c'è un punto dove parte, se volete, ma non rimane. Incalcolabilità, le conseguenze sono imprevedibili e non conteggiabili. Faccio un esempio: alluvione di Genova 2011, vi ricordate questa polemica che c'è su quei 30 milioni di euro non spesi per il bisogno? Per quel canale, perché c'era quell'imprenditore che ha fatto ricorso, una serie di altre cose. Bene, il canale di scolo era da 450 metri cubi nel 2011, secondo l'intervento da 30 milioni di euro si avrebbe dovuto portare quel canale di scolo da 450 a 900 metri cubi, perché abbiamo dettato un modello di sviluppo che era business as usual, continuiamo a fare come abbiamo fatto ultimamente, no? Come progettiamo le cose. Avessimo fatto quell'intervento non sarebbe servito a nulla, la portata del bisogno a novembre 2014 ha raggiunto i 1200 metri cubi, perché noi dobbiamo più pensare a progettare come siamo abituati a progettare, dobbiamo pensare che c'è sempre qualcosa in più. Il cambiamento climatico ha un effetto imprevedibile, nessuno poteva pensare quello che è successo quella notte a Vicenza, che piovesse così tanta acqua in così poco tempo, ma nessuno aveva neanche pensato che quell'ottobre aveva nevicato moltissimo in montagna, faceva caldo, quindi la notte la neve non si congelava, non ghiacciava, e quel maledetto primo novembre abbiamo avuto una pressione su tre livelli: l'acqua che scendeva dall'alto verso il basso, verso valle, l'acqua che pioveva dal cielo verso terra, e anche il sistema della laguna non era più capace di accogliere tutte queste acque, quindi avevamo una pressione su tre punti. Quindi l'effetto era incalcolabile. Esattamente. Quando parleremo di adattamento, ricordatevi sempre che non esiste una misura di adattamento definitiva, perché il clima sta cambiando e cambierà per sempre. Ci sarà sempre bisogno di avere un intervento che sia flessibile, modificabile e possa essere integrato nei prossimi anni. Scusi, lo scolo lì c'era da Genova? A Genova. Il bisogno. No, scusi, rispetto agli altri oratori, ha una velocità leggermente superiore. Mi fermatemi, perché no, io parlo. No, di solito riesco a prendere gli appunti. Con lei ho un po' di difficoltà. No, è che ho tante cose da dire, non so se il tempo. No, ha ragione, è un mio difetto, lo so, tra l'altro. No, ma ha ragione, spero, lo dicono in tanti. È che anche ho passione per quello che mi piace. E comunque mi mancaccio qualcosa in particolare. No, niente, ma dopo ci sono le smanie. Sì, ce ne sono anche altre. No, però se non è chiaro qualcosa... Detto così in modo diretto. No, ma fa bene, ecco. Sono più contento, come mi dice. Non compensabilità. In realtà la compensazione economica è soggetta al principio della tutela mediante prevenzione. Ed è quello che vi dicevo un po' prima. Chi è oggi il primo settore che chiede di sviluppare politiche di adattamento ai cambiamenti climatici? Le assicurazioni. Perché la logica della compensazione economica post ha raggiunto un livello economico talmente alto che non è più sostenibile.
oggi io mi occupo di questa economia del clima da, in questo caso da quasi una decina d'anni, e all'inizio quello che noi vedevamo come economisti era che purtroppo la ricostruzione conveniva di più rispetto alla prevenzione. Pur provando a dare agli amministratori questi numeri, vedevamo che ancora non riuscivamo a darli. Dal 2008-2009 in poi, gli eventi, chiamare calamità naturali, che hanno colpito il mondo a livello globale, hanno portato a far sì che la prevenzione diventasse effettivamente ed economicamente sostenibile. Quindi oggi fare interventi di prevenzione non è più una cosa eticamente corretta, è qualcosa di necessario. Anche perché dobbiamo lavorare sul principio di precauzione, che è un approccio cautelativo, dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi dirette a prevenire il degrado ambientale. Perché spesso quello che dicono alcuni oggi ancora amministratori, ormai in generale amministratori, o alcune imprese dicono: sì, ma il cambiamento climatico come faccio? Io quando parlo, ho avuto modo di parlare spesso con alcune aziende energetiche, loro ti dicono: sì, fra 25 e 50 anni, se io mi devo sedere dentro un CDA a dire facciamo questi interventi di messa in sicurezza del territorio, adesso vi faccio un esempio, devo dargli un'economicità oggi. L'economicità oggi io te la potrei dare e te la do, non è così significativa. Il problema è tuo se lo vuoi vedere fra 25 anni, che poi cosa vuol dire? Venerdì scorso ero in Abruzzo, sono andato a vedere Pescara Vicenza, però il venerdì avevo comunque un incontro di lavoro e mi sono incontrato con l'assessore all'ambiente della regione Abruzzo. La mattina, il venerdì mattina, è esploso un gasdotto. Allora, perché è esploso il gasdotto in Abruzzo? È franato, è stato uno smontamento su un costone. Lo smontamento ha colpito un traliccio, il traliccio non è caduto, è rimasto in piedi, si è spezzato il cavo di media tensione che era sul traliccio, il cavo di media tensione ha toccato il gasdotto ed è esploso. Ora, un problema di dissesto idrogeologico aumentato da quella pioggia intensa che c'è stato, ha provocato una frana, una parte dell'infrastruttura era sicuro ma non tutta. Infrastruttura era considerata sicuro. Quindi abbiamo un problema di dissesto, un problema di clima, di infrastrutture obsolete. Uso come sulle nostre infrastrutture una citazione di un americano che va bene uguale. Il governatore dello Stato di New York, Cuomo, dopo Sandy, disse: le nostre infrastrutture è come ascoltare la musica sul vinile al tempo dell'iPod. Ora, io preferisco il vinile perché la qualità è più alta, secondo me, però questo è un altro. Però il concetto è che noi abbiamo delle infrastrutture che non sono modernizzate rispetto ai nostri bisogni. Lo vediamo sui due aspetti. Le nostre infrastrutture energetiche non sono capaci di accogliere la produzione di fonti rinnovabili spesso che c'è, perché ne produciamo più di quella che la nostra rete è capace di assorbire. Dall'altro, le nostre infrastrutture non sono in grado di garantire la fornitura di gas e di elettricità in caso di calamità naturale. Ne abbiamo avuto anche a Pescara in quei due giorni, che poi sono rimasto in contatto con l'assessore, persone. Siamo arrivati fino a 100.000 nuclei familiari, inizialmente tra giovedì notte e venerdì mattina, completamente isolate dal punto di vista elettrico. L'assessore stesso nel suo paesino, all'inizio della maniera, era senza elettricità, con un metro e mezzo di neve. E più avevamo avuto problemi anche di fornitura di gas, che poi i problemi si risolvono in maniera molto semplice. Devo non alimentarsi chissà cosa. Sulle forniture di gas il problema è che sono i bloccatori di scambio del gas, che in America, come in Olanda, gli hanno messo intorno alle valvole una copertura, un pezzo di plastica, uno mette un plastico molto duro, che copre e evita di ghiacciarsi, di andare a ritardare l'impressione, un blocco. Noi in Italia non ce l'abbiamo queste cose, quindi quando arriva una forte ghiacciata, queste cose vanno in blocco e non si fornisce più gas. Quando basterebbe un piccolo intervento, noi avremmo voglia di farlo, no? Rischi, dopo tanto sono un cittadino che ti chiedono indietro i soldi, oppure l'assicurazione che ti aumenta il premio, e quindi è tutto un gatto che si morde la coda alla fine se non volesse guardare bene. Tutto quando è successo? Settimana scorsa. È esploso il gasdotto la settimana scorsa. Oppure vi faccio un altro esempio, quando due anni fa a Filizzano, che è in Lunigiana, è esploso un altro gasdotto.
Io lavoravo in quel periodo, forse sono io che porto sfortuna. Lavoravo, spero non succeda niente. In quei giorni in quel periodo lavoravo in Lunigiana, stavo facendo organizzazione per energie sostenibili a tre comuni, Fivizzano, Comano e Bagnone. Fivizzano è famoso, per ricordarlo, era il sindaco, dove era il sindaco Bondi quando era nel PC. Era il comune dove era il sindaco. Dove c'era anche l'alluvione di Aulla dopo, sì, quella sì, lì sopra Fivizzano, un comune che ha 180 km quadrati d'area per 10.000 abitanti, ha 43 cimiteri, infatti questo mi sono rimasto impresso, 43 cimiteri, 300.000 euro di spesa all'anno per gli illumini, no no, per gli illumini, per la spesa delle manutenzioni, il comune di Fivizzano 200.000 euro, che se tu vai in Trentino spendete per i zero, ti dice, perché noi illumino ci mettiamo le candele, perché dovete usare l'elettricità per avere anche le tradizioni spesso e volentieri. E quando a noi ci faccio una battuta, quando c'è, noi avevamo dei soldi del programma MED, che è un programma transfrontaliero del Mediterraneo, 200.000 euro a fondo perduto dall'Unione Europea per fare interventi su questi tre comuni all'interno dei PAES, fotovoltaico, efficienza energetica, nelle zone di lampade, nelle grotte di Equi, quindi anche un'intervento della turistica. Il sindaco di Fivizzano ci ha detto investiamo sui cimiteri, che la responsabile della provincia ha detto io investo sui vivi, sui morti, sinceramente. Però anche lì a Fivizzano uguale, lì era proprio stato l'emblema, il sesto idrogeologico era molto forte, un'altra bomba d'acqua, smottamento, finito sopra il gasdotto esploso. Per fortuna erano due aree isolate, per fortuna non abbiamo avuto morti, ma poteva essere una strage. Quindi anche mettere in sicurezza il territorio vuol dire che poi l'assessore dice sì, non abbiamo avuto morti in Abruzzo settimana scorsa, però sai, hai dentro un parco, io ho avuto un'area, sto mettendo stato all'interno di un parco, è una perdita di valore per la biodiversità in termini economici e comunque una perdita anche quella. E quindi in questo senso. Quindi il principio di precauzione diventa oggi non qualcosa che dovete fare perché è eticamente corretto, ma necessario. Bisogna muoversi in questa direzione. Dopo ci sono problemi di soldi, ci sono le cose pubbliche, poi vediamo tutto. Però si può non problema. Da una parte abbiamo delle infrastrutture, pensate, la rete idrica, la rete telefonica, eccetera, che la gente non vede, giustamente, no? La gente non vede perché è sottoterra, ma è essenziale esattamente per tutto quanto. E questa richiederebbe un investimento continuo esattamente nel tempo, perché intervenire a distanza di tempo per ammodernare esattamente strutture, gli investimenti da fare sono abnormi, enormi, esattamente sono fuori da tutte le possibilità. Però quello che onestamente noi politici proprio manchiamo in tutto questo è la capacità di dire mettiamo via ogni anno tot per la manutenzione delle strade, tot per la manutenzione delle infrastrutture, eccetera, perché è più facile vendere 50.000 euro in cultura, è più facile 50.000 euro metterli in qualcos'altro, vi dico, perché ha più immagine, più letteralmente con cosa vende, e i danni poi quando dobbiamo poi intervenire su queste grandi problematiche per dire, diventa problematico, problematico, è impossibile intervenire nell'ottica di quello che sta dicendo. Quest'ultimo governo ha creato un'unità, Italia Sicura si chiama, Italia di Sesto Geologico, sotto la presidenza del Consiglio, a capo c'è De Angelis, facendo l'analisi di tutti i progetti di Sesto Geologico degli ultimi 10 anni, in realtà hanno fatto un lavoro che Barca aveva già fatto prima un governo tecnico, hanno trovato che ci sono 9 miliardi non spesi di intervento di messa in sicurezza del territorio, ci sono trovati vari conti in giro per l'Italia, sono trovati 9 miliardi stanziati, non spesi, di cui questi 9 miliardi, l'88% di questi 9 miliardi non ha un progetto operativo approvato. Quindi abbiamo in teoria fatto conto su 9 miliardi, diciamo 10 miliardi, facciamo conti più semplici, abbiamo 8 miliardi e 8 non spesi, lì. Per fare quello che dice lei, per mettere in sicurezza in maniera costante il territorio. E quello è un piccolo intervento ogni anno, una piccola altra cosa, è molto meglio che spendere poi 1,5 miliardi dopo. Quello dovrebbe essere il concetto. Mancano i progetti e in alcuni casi manca la volontà, secondo me, di fare i progetti. Cioè, adesso, perché bisogna dare responsabilità su tutti, no? C'è una parte di responsabilità che viene dal governo centrale, c'è una parte di responsabilità che viene anche dagli enti locali, perché poi spesso per un sindaco spostare una risorsa e dire guarda concentrati per part time nel fare un nuovo progetto, pensa a come sviluppare il territorio,
Cioè, un sindaco di solito fa fatica, ce ne sono che fanno questo, però preferiscono dire concentrati sul mio servizio essenziale, quello che sarà dopo lo vediamo dopo. Invece alle volte sacrificare magari una persona su lo sviluppo di un progetto di innovazione ha un suo ritorno, c'è anche una responsabilità in questo genere. Dall'altro c'è una responsabilità anche dei cittadini, perché non c'è nessuno che è in questo paese senza responsabilità. Cioè, io il sindaco di Carrara l'avrei strozzato quando dopo l'alluvione di Carrara lo scorso autunno disse: io non ho responsabilità, io non c'entro niente. Poi abbiamo occupato il municipio e tutto, abbiamo fatto bene occupare il municipio, uno che dice una roba del genere. Al tempo stesso non accetto il cittadino di Genova che si alza e punta il dito contro il comune di Genova o contro la regione Liguria, perché, come disse, ha scritto bene Muggia, che è uno scrittore genovese, un cittadino di Genova che pretende di avere la macchina parcheggiata sotto casa vuol dire che non conosce Genova, perché Genova non è una città costruita per le auto. E allora noi spesso vogliamo avere la macchina che sotto casa, che devo andare a prendere, fare la spesa a 300 metri in macchina. E dice: perché non vai in bicicletta? Perché fa freddo. E io rispondo: non ho capito perché un danese con meno 20 va in bicicletta e noi italiani con sto sole non possiamo andare in bicicletta a fare la spesa. Allora, le responsabilità sono sempre suddivise su tutti. Un cittadino consapevole, non so se sai che, ma il 40% dei cittadini italiani vivono in zone ad alto rischio idrogeologico. Cioè, e quello ha accettato il PGT che gli ha fatto il comune, ma va bene, non si è informato se quello dove li stiamo facendo costruire casa, niente, frega niente di questo, no? Allora, però, oppure l'ha detto male un eurodeputato del PDL in televisione, però c'è anche un altro discorso. Ad Aulla, quando c'è fu l'alluvione, io lavoravo in quel territorio, ero sempre lì in quel periodo, che era dal 2010-2013. Allora, arriva l'allerta, giusto per fare un esempio, arriva l'allerta la mattina, rischio pieno durante la mattinata, una madre esce comunque, accompagna il figlio a scuola e poi va a fare la spesa con il rischio alluvione e va a fare la spesa su un supermercato che era lungo il fiume. È morta questa donna perché quando è arrivato la notte piena era nel parcheggio. Allora io ti dico: se ti arriva l'alluvione io te lo avviso, sta a casa perché devi uscire, e mica hai anche più problemi a me che sono cose di gestire il territorio. Queste cose qui, oppure sono quelli che dicono rischio alluvione. Io quando non sono a Vicenza vado a vedermi le immagini sulla webcam del Ponte degli Angeli e vedi la gente sul ponte che guarda il fiume e dice: ma porca cacca, puoi starti a casa tua perché devi uscire. È una percezione della curiosità. Questa è un'altra responsabilità nostra. E insieme hanno creato questo problema. Sì, ma molto dipende, secondo me, la volontà politica è troppo in funzione delle elezioni. Le elezioni sono troppo a ridosso e quindi non fanno dei programmi di lungo respiro, perché le elezioni, in Germania per esempio, c'è delle continuità amministrative ben più lunghe. Ma le elezioni possono fare. Però le elezioni in Germania sono buone 5 anni come in Italia, Sì, ma fanno. Sì, no, però non è che ci sono periodi più lunghi di elezioni. Sì, ma c'è una continuità molto maggiore. Quindi, esatto, però non so come dire. Domenico Fininguerra, non so se lo conoscete, avete mai sentito parlare. Domenico Fininguerra, Cassinetto Lugagnano, un comune fuori, Milano, è stato eletto con il 56% dei voti. Nei primi 6 mesi lui ha fatto una cosa del genere, ha aumentato le tasse comunali, dicendo: adesso aumento le tasse e aumento i servizi. Uno che dice una roba del genere in soluzione popolare. Ha fatto quello che ha detto e è stato rieletto con il 75% dei consensi. È la capacità, secondo me, delle amministrazioni oggi di saper fare scelte impopolari in alcuni casi e saper dar seguito a quello che si dice. È lì la vita della politica di oggi. Sì. Spesso noi assecondiamo quelli che sono anche gli sbagliati bisogni, perché noi amministratori abbiamo dato seguito a quel cittadino di Genova che mi chiedeva il parcheggio. Io se devo dirti di no, non te lo do il parcheggio. L'area C che è a Milano oggi, che è introdotta prima dalla Moratti e portata avanti dalla giunta Pisapia, all'inizio è stata osteggiata e criticata da tutti i commercianti. Oggi provare a dire a un commerciante: togliete l'area C, manco dopo morto, perché tanto adesso la gente cammina con la carrozzina, col bambino, il sabato, il martedì, e spende molto di più, perché è più piacevole vivere a Milano oggi. Nella fase delle scelte popolari, avere il coraggio. Anche perché quello, la differenza, io l'ho vista in un passaggio, poi andiamo avanti, in un passaggio quando sono stato in Svezia, ho spesso andato in Svezia per lavoro, quando senti parlare un politico ti dice:
quando sono entrato in politica, dove è? In politica, cosa vuol dire entrare in politica? In Svezia un amministratore dice, quando io ho cambiato lavoro, è da fare l'amministratore di un'azienda, sono diventato sindaco, dice, ho cambiato lavoro, non sono entrato in politica. Entrare in politica non significa nulla, perché uno deve mettere a pari a disponibilità della comunità le proprie esperienze, le proprie conoscenze. Questa è la differenza culturale che ci sono tra i paesi nordici. E hai fatto andare in bicicletta come 25, è molto difficile. Ora, di residenza voi ne hai già sentito parlare? Sì. Ve l'hanno già fatto proprio molto rapido su questa parte. Se piccolo... Faccio un piccolo passaggio, se non lo faccio. Io sono ignorante. Ne faccio una faccio rapido. La resilienza è un qualcosa che diciamo esiste da sempre. È dentro ognuno di noi, da sempre, e non lo sappiamo. Viene applicata in diversi domini. Il primo, diciamo, che nasce in psicologia, nasce nel secondo dopoguerra, e lì c'è il dibattito tra ingegneria e materiali, dipende se uno è ingegnere. Dalle tecnologie dei materiali, sì, dei metalli. Detto così, nasce dai latini. Poi la psicologia deriva la presa come termine utilizzato in termini. Se dovessi dirla tutta, allora, se gli ingegneri sono già così, non mi devo spiegare perché l'ingegnere ha fatto questo disastro, visto che sono le due resilienti di tutti, no? No, sono più. Ingegneri, non c'è un po' più serio, perché se dovessi proprio giudicare i psicologi hanno risolto 13 casi di malattia mentale in 50 anni, un ingegnere ha creato più danni sul territorio rispetto a uno psicologo, perché lo psicologo ha tolto dei matti dalla strada, l'ingegnere ha costruito il MOSE, ha costruito le infrastrutture come sono state costruite, e da giovane io non mi ritrovo un mondo migliore, sinceramente, perché mio padre faceva il bagno nel retrone, io non lo faccio più. Non so se l'ingegnere o il chimico o il psicologo ha fatto più danni. In psicologia viene applicato nel secondo dopoguerra perché è la capacità umana di affrontare, superare, uscire rinforzata da un'esperienza negativa. Ma cosa vuol dire nella sua pratica? Di solito gli psicologi tendono a, come dire, confinare e a mantenere il problema, cerchiamo il mantenimento, no? Di contenere il problema. La resilienza psicologica invece, una volta identificato il problema, lavora sulle capacità positive che ognuno di noi ha. A un certo punto il problema lo mettiamo da parte perché è risaputo, lo conosciamo, e cerca di identificare la tua capacità di reazione. È un po' quando, negli esempi che di solito faccio, siamo tutti in un modo o in un altro, spero di no, nel senso che magari sono ancora singolo, quindi queste qua, lasciati da ragazze, ragazze, compagni, altre cose, oppure abbiamo perso una persona cara che è venuta a mancare. Nel periodo successivo noi cerchiamo di ritornare a vivere la nostra vita serenamente come vivevamo con quella persona. Cosa facciamo? C'è chi comincia ad andare a correre, c'è chi comincia ad andare in comunità, chi va da uno psicologo, chi si affida a una rete di conoscenze, una serie di altri interventi di questo genere, no? Si appoggia a una rete di sostegno. Quell'energia che noi impieghiamo per tornare ad avere il sorriso e fare la stessa vita che facevamo prima senza quella persona è la resilienza, cioè la capacità nostra di saper reagire, ma non solo, perché un territorio, parlo di resilienza prima dell'adattamento, perché è importante, mi posso adattare alla nuova situazione che mi si viene a creare anche su un territorio, col clima, e lo posso fare come ho sempre fatto, col cemento ad esempio, come ho fatto gli americani a Vicenza, hanno costruito dei cini, cosa hanno messo dopo? Un muro sul fiume, no? È una vasca d'espansione di Vicenza, a noi è un problema che ci ho costruito una base, ci costruisco un bel muro, punto l'acqua dall'altra parte e al lago Caldogno, che è molto più utile in quel modo. Cosa hanno fatto? Hanno fatto business as usual, preso il cemento e messo. Una capacità invece resiliente è capace di innovarsi, che per superare un trauma io cambio me stesso, faccio qualcosa che non ho mai fatto prima e lo faccio in maniera positiva. Quindi la resilienza è la capacità non solo di adattarsi e di reagire, ma reagendo, innovando, cambiando il mio approccio alla vita. Non so, vi è già successo, immagino. Vi è mai successo proprio di un'esperienza simile? Sì. Cioè, se chi ha i ricordi, ad esempio, dei nostri, mio nonno mi raccontava della guerra, tutta il nonno, insomma, la fascia d'età del mio nonno, i nostri anziani, sono stati resilienti, perché hanno costruito una nuova Italia, hanno reagito e hanno innovato, che da una monarchia si è diventata una democrazia, non posso dire la cementificazione perché insomma, però c'è stato un cambiamento positivo in tal senso. Oppure, perché in inglese è ben usata, la resilienza è un termine molto diffuso in inglese che è resilience,
e resilienza è una parola positiva, è un approccio positivo al problema. È come in Italia, ve lo dico come è il mio sogno. Il mio sogno è quello di andare a breve, di entrare in un bar, parlare con gli amici, di non sentire più parlare dei problemi, ma di sentire discutere delle soluzioni. Noi passiamo il tempo a parlare dei problemi. Abbiamo fatto anche in questa prima ora, tra l'altro. È quella la vera capacità. Ritorniamo a guardare il futuro e a parlare di soluzioni positive. Allora, sì. Sì, sì, sono al telefono. O può essere quella del prima che chiede dentro qualcosa. La legge della comunità ci mette dentro due cose che sono importanti: c'è uno spazio e c'è un tempo per la comunità. Lo spazio è spesso e volentieri noi partiamo dai centri storici o anche dal centro del paese, no? Per riqualificare un territorio, una comunità. E invece non ci rendiamo conto come le periferie o i lati o i singoli, diventino prioritari oggi, che di solito sono quelle abbandonate, sono quelle più in difficoltà e sono anche quelle che sono proprio di corsi di comunicazione ma anche di risorse all'interno del territorio. Vicenza, senza l'Alto Vicentino, senza la parte intorno, non sarebbe quello che è. Non vivrebbe, perché tante risorse arrivano da fuori e tante persone che da qui vanno a lavorare a Vicenza. Allora, senza questo noi non riusciamo a costruire una comunità resiliente, a definire un processo innovativo, perché non si riesce a valorizzare la periferia o le aree periferiche per le urbane. Un'altra parte importante è il tempo. Nella resilienza, no? Nel senso, quando pensiamo alle politiche di adattamento, evidentemente molti dicono, o le smart cities, quando si parla di smart, tutto smart. Smart è tecnologia. Ma secondo voi un contatore smart messo dove vengono messi adesso sottoterra, se arriva a un'alluvione, rimane smart o diventa stupido? Diventa stupido, perché non può più funzionare se viene allagato quello spazio. Quindi ho bisogno di anche proteggerlo, renderlo resiliente. Oppure in agricoltura si parla di OGM, tutte queste cose qui, ma noi oggi in Italia produciamo in grosso modo 5-6 tipi di pomodoro, no? Ad esempio. All'inizio del secolo potevamo 100. Ma non è che per ridurre le emissioni potremmo ritornare a produrre cose che erano uscite dalla nostra alimentazione. Forse per qualcuno che ha più anni rispetto a me. Ricordate che in Italia anni fa in Sardegna si producevano le banane, quelle piccoline, banane dolcissime, quelle delle Canarie. Sono grandi così, sono molto più buone del banane Chiquita, del Monte e altre cose. Sono state cancellate perché il mercato chiedeva banane di queste dimensioni, adesso nei supermercati non sono tornate le banane piccole. Non so se avete fatto caso. Allora, quando un gas, un gruppo d'acquisto solidale, mi dice vendiamo tutto ma non le banane, io ti rispondo, no. Tu devi cominciare a produrre anche le banane, perché io a Vicenza ho un banano in giardino, i miei genitori l'hanno piantato nel 97-98, il banano ha fatto frutto piccolo nel 2003-2008. 2003, cosa è successo nel 2003? È stato record, quanti morti? 70.000 morti in tutta Europa, più di una guerra. Peccato, eh? L'anno del blackout, per renderci conto di quello che è successo. Quell'anno la banana ha fatto il frutto a Vicenza, scusate, in Sicilia e in Sardegna, ma dovevano essere fuori. Quindi anche la capacità resiliente di una comunità è un misto tra la memoria e il recupero delle vecchie pratiche che devono essere valutate con le nuove tecnologie. Parte di quei 100 prodotti alimentari che non fatti i pomodori non potranno più essere prodotti.